Sì, i Nebrodi che sono poco visti nel cinema italiano e anche nella televisione, dovendo ambientare questa storia in un luogo a Meccaro, in un luogo caldo, sono ritornato a girare in Sicilia, in particolare ai Nebrodi, in questi paesaggi stupendi, con della gente molto calda e affettuosa. Io qui ho fatto già due film, Perdutamente tu e Il concorrente. Questo forse è il film che mi tocca di più, un film molto con una tematica molto attuale, un film di speranza, un film di fiducia nella solidarietà, nel calore, nell'amore della gente per le persone che soffrono. In qualche modo anche questo film, c'è un ragazzo che vuole realizzare il suo sogno di musicista. Scappa da casa, vuole andare al conservatorio, ma non è per questo apprezzato, cioè pensano tutti che sia un folle, ma stabilire il confine tra normalità e follia è per me un'impresa difficile. Molto spesso diciamo che la follia oggi è il più grande rimedio alla normalità. Vai, motore! Silenzio! Movimento! Azione! Dal 1983 un incontro felice con Gianni Morandi mi ha portato a diventare un regista di fiction televisiva. Avrò girato oltre 4.000 ore di fiction, ricordo quasi tutti con grande piacere, ma ho accompagnato attori come Sergio Castellitto, ho portato anzi per la prima volta Stefania Sandrelli a interpretare fiction televisive. Ho culminato anche con un grande incontro con Sofia Loren, ma nel mio percorso sono stati Giulio Scarpati, ma tante storie belle come Butta la Luna con Fiona May e tante altre bellissime storie con a fondo sempre tematiche sociali, ho un impegno di valore pubblico che è quello che mi ha sempre guidato anche in storie semplici.